Carissimi, buon pomeriggio a tutti. So che siete radunati in Assemblea Diocesana dell'Azione Cattolica per rieleggere le nuove cariche per il prossimo triennio. Io vorrei salutarvi, sono molto dispiaciuto di non essere presente lì con voi, ma mi sto recando a Roma per la visita ad Limina, incontreremo anche Papa Francesco. Io in questo mio saluto vorrei innanzitutto salutare chi ha svolto diversi incarichi, a partire dalla Presidente Patrizia, a tutti gli altri responsabili, compresi anche gli assistenti, per il lavoro fatto anche in un periodo non facile, quello della pandemia, che ha fatto sì di allungare anche di un anno il mandato. Grazie veramente di cuore perché si è lavorato molto, si è lavorato bene e soprattutto l'Azione Cattolica sta entrando un po' nella vita ordinaria delle nostre parrocchie, questo è molto positivo. Grazie anche per il contributo, per il cammino sinodale che stiamo svolgendo, dove vi ha visti anche presenti e partecipi. Vorrei anche incoraggiare fin da subito coloro che oggi verranno eletti per le nuove cariche affinché possano in qualche modo assumere questo impegno con senso di servizio e quindi senza scoraggiarsi, ma farlo volentieri e con capacità anche di servizio e di condivisione. Vi auguro un buon pomeriggio e un buon lavoro a tutti quanti. Grazie, ciao, arrivederci.